Ragazzi, ciao. Oggi vi presento un altro zainetto della ditta Mountain Top. Come detto nel video precedente, i due marchi sono della stessa ditta produttrice. Questo è uno zaino 50 litri, sempre in materiale poliestere, 600 denari. Questo all'interno, cioè la stoffa all'interno è leggermente spalmata di qualcosa che lo rende impermeabile. La forma è diversa da quello che avevo presentato precedentemente, quell'altro era un po' più, tra virgolette, militareggiante. Questo assomiglia forse un po' di più a uno zaino da trekking o da montagna, una cosa del genere, seppure non è uno zaino tecnico. Allora, io sinceramente adesso l'ho, come dire, riempito un po' di cose giusto per far vedere come è fatto. Passiamo a dargli un'occhiata, diciamo, dalla parte esterna. Ok, allora, come possiamo vedere, ci sono parecchie cinghie. Ripeto, come dicevo, io ho messo cose un po' così giusto per fare vedere cosa ci si può attaccare. Quindi partiamo da questa parte. Quindi le cinghie sono fatte bene, sono ribattute qua in punta in modo che non si sfilaccino, quindi sono cucite, non semplicemente tagliate e termonastrate. Possiamo vedere, allora partiamo da questi due cinghietti. Questa è una piccola tenda da campeggio. Allora, questi servono appunto a un po' a fare da compressione per questa parte centrale, oppure, come ho fatto io, a pendere degli oggetti. Posso anche mettere una giacca a vento nel momento in cui non ne avessi bisogno, facendo attenzione ovviamente a non perdermela, perché qui diciamo non c'è proprio un fermo specifico, quindi vabbè, solo devo fare un attimo attenzione. Sulla parte anteriore, spero che si possa vedere, sono presenti gli attacchi molle, attacchi a cui posso attaccare per esempio un'altra piccola tasca con per esempio qualcosa per il pronto soccorso, oppure qualcosa che devo tenere a portata di mano, potendo, diciamo, senza dover aprire tutto lo zaino. La stessa cosa si può fare, poi lo vedremo sul davanti, sulla cintura ventrale, sono presenti gli stessi attacchi e quindi la taschina o una borraccia può essere messa anche in quella posizione. Allora, patch di velcro, l'accetti qua per attaccare per esempio i bastoncini da camminata, quindi sono facilmente, poi abbastanza facilmente staccabili. E qui in fondo c'è praticamente un'asola per appunto tenere fermo, più fermo il bastoncino o la picozza o quello che si vuole attaccare. Nella parte inferiore possiamo vedere ci sono altre cinghie che servono per attaccare il bagaglio nella parte sotto dello zaino. Sul lato, allora qui possiamo vedere una tasca in rete, in mesh. Una bottiglia, una borraccia, l'ho messa dall'altra parte. Vediamola così. Come si può vedere, si può contenere. Ecco, io poi vabbè, ho il vizio di attaccarle con un pezzettino di corda e un moschettoncino per evitare che mi saltino fuori, mi rotolino da qualche parte. Queste cinghie sono cinghie di compressione che nel momento in cui lo zaino è pieno e sinceramente di roba ce ne sta parecchia, posso comprimere il tutto e avvicinare il peso di più al corpo della persona e renderlo più, come dire, comodo da portare. La parte di sopra, allora abbiamo questo coperchio, chiamiamolo così, che è tenuto
in posizione e chiuso da queste due cinghiette. Quindi lo zaino qua si apre e si può accedere alla parte interna. Alla parte interna, il bello ecco, è anche di questo zaino qua, è si può accedere anche da questa zip qua davanti, che apre lo zaino in questo modo. Quindi non ho bisogno, per dire, se devo prendere una cosa in fondo allo zaino, non devo tirar fuori tutto, ma semplicemente mi basterà adesso aprire qua sul fianco, per esempio, tenendo magari chiuso la parte. Adesso qui sembra difficile, ma giustamente è stata fatta questa copertura che evita che l'acqua penetri dentro alle zip. Le zip scorrono senza problemi. Ecco, quindi io posso aprire il mio zaino e prendere qualcosa che ho all'interno passando direttamente dal fianco, oppure posso aprirlo tutto e quindi accedere direttamente. Adesso non lo apro perché dentro ho messo una roba per poterlo tenere in piedi. Quindi le zip sono due, come si può vedere si aprono e si chiudono molto bene, e vabbè, ovviamente se è sotto pressione poi dopo un minimo di forza bisogna farla, perché sennò... Allora, qui vediamo un attimo. Allora, stavo dicendo, cappello superiore. Allora, nel cappello superiore è presente, adesso qui non è molto facile farlo vedere, ma c'è, eccola qua, una zip, anche questa molto comoda. Mi sa che però non si è riuscita a vederla, vediamo se lo sdraio così magari si vede meglio. Allora, quindi nella parte superiore abbiamo questa prolungamento, chiamiamola così, che serve per chiudere lo zaino e ovviamente per non farci entrare l'acqua. E sopra questa parte si chiude il cappello. Qui abbiamo anche un cinghiettino che serve per ulteriore compressione di quello che sta qua, perché questa sacca poi diciamo che si può estendere e quindi la capacità dello zaino può essere ulteriormente estesa. Oppure posso mettere qua di sopra un carico, prendo questo giusto per... lo posso fermare con il mio cinghiettino e poi lo posso ulteriormente tenere fermo con il coperchio. Adesso diciamo, siccome era chiuso in modalità stretta, non riesco a farlo immediatamente. Comunque questo cappello qui dietro ha praticamente delle cinghie. Adesso le mollo, come recensione è un po' confusa, ma abbiate pazienza. Allora, lascio andare, ecco, praticamente si può vedere che questa parte si può alzare rispetto alla parte sotto. Quindi qua sotto a questo cappello ci può stare altra roba, e quindi anche la cinghia davanti che lo tiene chiuso si può estendere. Ho un altro spazio per poter mettere altre cose. Il cappello poi, adesso qua l'ho appoggiato al muro, oltre alla tasca che abbiamo visto prima qua, ha pure una tasca sopra. Quindi praticamente è diviso in due parti. Una parte si può accedere dalla parte sopra e l'altra parte si può accedere dalla parte sotto. Le finiture, anche qui faccio vedere queste perché forse è un po' più semplice, sono molto ben fatte. Come si può vedere, le cuciture sono ribattute nella parte interna e nastrate. Come dicevo, la parte interna è leggermente spalmata di impermeabilizzante,
che rende appunto la cosa impermeabile all'acqua. Vedremo poi che comunque c'è un altro sistema ancora. Chiudiamo. Passiamo al lato posteriore. Allora, spallacci, cintura ventrale come dicevo è completa degli attacchi molle su cui si può attaccare una pouch. Gli spallacci sono regolabili ampiamente perché come si può vedere ce n'è diciamo di nastro, come la cintura ventrale ce n'è di nastro. Anche questo zaino ha il sistema che, non volendo usare la cintura ventrale, la stessa può essere nascosta sotto questo pannello. Quindi io l'altra parte l'ho messa dentro, vediamo. Ecco, e si può vedere che di nastro ce n'è parecchio. Penso che si arrivi al 1,20 m, 1,5 m di circonferenza. Gli spallacci sono regolabili anche in altezza, vediamo qui, oltre alla maniglia per portarlo, diciamo, per tenere lo zaino, gli zaini sono regolabili in altezza tramite queste cinghie che si possono rilasciare, e anche qui, come vediamo, di tubo ce n'è, cioè di tubo di nastro ce n'è quanto se ne vuole per poter fare la regolazione. Lo schienale posteriore in mesh ben imbottito, quindi con traspirante. Lo schienale è rigido, cioè dentro nello schienale c'è un guscio che lo tiene rigido, quindi è molto molto comodo da mettere. L'ho provato per le 2 settimane che appunto ho potuto fare il test, ed è molto comodo da indossare. Ecco, è regolabile e direi che insomma ci si trova bene. Presenza degli anelli AD, e ci sono 2 fascette catarifrangenti che migliorano il fatto di poter essere visibili. Adesso, vabbè, insomma, sono proprio minime. Comunque, diciamo, se uno lo mettesse in città, la cosa lo renderebbe un pelo più visibile. Anche perché, diciamo, anche questo zaino secondo me è uno zaino multiruolo, quindi ottimo per farci appunto una camminata anche di qualche giorno, perché cioè, è resistente, è leggero ed è molto capiente, quindi ci posso mettere dentro tutto quello che mi può servire per fare appunto una camminata di qualche giorno. Però posso anche usarlo per dire, se devo fare una vacanza e voglio andare in campeggio piuttosto che da una città all'altra, in portare i vestiti che mi servono, insomma, in albergo, quello che è, secondo me va benissimo. Lo spazio interno, poi ci sta dentro anche un PC, un tablet, insomma, ci si può sbizzarrire. Questa è la cannuccia dell'idratazione. Non è compresa nello zaino, ce l'ho messa io per far vedere che comunque poi dopo vediamo l'interno, c'è anche il posto per portare questa. L'esame della parte esterna più o meno, diciamo, è finito. Andiamo a vedere un'altra cosa. Prima tolgo queste cose che ho messo sotto, che è un sacco a pelo alla fine. Ecco, se si può vedere che il fondo è fatto, come posso definirlo? Lo schienale è un po' più basso della parte qua, proprio perché qua sotto c'è una nicchia dove ci si può alloggiare un altro carico. Ecco, io ci ho messo il sacco a pelo, la tenda ci sta benissimo, piuttosto che il materassino, piuttosto che quello che si vuole portare. Stavo dicendo, l'ultima cosa qui sul fondo è ricavata questa taschina chiusa da una zip, e dentro questa taschina c'è la rain cover che mi permette di impermeabilizzare completamente lo zaino.
Ovviamente la rain cover, diciamo, ha la misura se non c'è troppa roba attaccata fuori, insomma, in poche parole, ecco, se sotto qua ci ho messo la tenda, questa non riesce a proteggerla. Però diciamo che nella configurazione, senza aver attaccato all'esterno cose troppo voluminose, questa è già pronta e mi permette di coprire tutto lo zaino rendendolo ulteriormente impermeabile. Qui vediamo la marca e è dotata di questo cinghietto che praticamente evita che se un colpo di vento me la possa portare via. Quindi è una cosa fatta bene. Questa è intercambiabile, nel senso che si può anche staccare, quindi se devo lavarla, devo pulirla, non ci sono problemi. La taschina è abbastanza ampia, quindi volendo ci può stare dentro anche qualche altra cosa oltre alla rain cover. Fatto questo, niente, adesso possiamo guardare un attimo dentro. Bene, adesso abbiamo visto la parte esterna e guardiamo un attimo la parte interna. Faccio un attimo di spazio. Allora, come al solito io ci ho messo dentro una cosa giusto per far capire come dire, la portata, quanto ci sta dentro. Faccio presente che comunque oltre a quello che c'è dentro c'è ancora spazio qui, eh? Ad aprire la sacca. È un boccione di quelli dell'acqua che si usano negli uffici, quindi come si vede c'è bello spazio. Oltre a quello, comunque, perché è una forma arrotondata, comunque ci starebbe altra roba. E se ho se metto dentro dei vestiti, delle cose che si possono comprimere, veramente ci sta tanta roba. Ho buttato dentro una trapunta, ci stava giusto per vedere il volume, non che mi porto la trapunta in giro. Allora, ecco, come dicevo prima, questa sacca, quindi questa la parte della chiusura, permette eventualmente, se il tempo non è particolarmente piovoso, di estendere un po' la portata dello zaino, perché qua in alto ci sta ancora un po' di roba, non chiudendolo tutto. Questa comunque fa la copertura, estendendola un pochettino. In caso di bisogno, mettiamo su questa e diciamo che la cosa funziona bene. Allora, non so se si è visto bene prima perché la telecamera non era proprio in posizione giusta. Vi faccio vedere velocemente. Allora, nel coperchio che c'è una tasca sotto e una tasca sopra. Quindi è diviso in due parti, si possono tenere separati documenti, cose che possono servire al volo. Allora, la parte interna. Facciamo vedere qua, perché prima c'era dentro il boccione, non l'ho aperto completamente. Se io avessi appoggiato il mio zaino giù, potrei aprire completamente. Ripeto, questa resistenza non è questione delle zip che funzionano molto bene, ma del fatto che per proteggerla dall'acqua c'è questa costa che deve per forza, ecco. Quindi io posso aprire completamente il mio zaino in questo modo, cosa che mi permette di caricarlo magari anche più agevolmente, perché invece di filare dentro per dire
la roba e poi sistemarla, per esempio, la posso mettere dentro già così e da qui sistemarla in modo, come dire, da poter riempire bene lo spazio che ho a disposizione, sistemare le cose come ce le ho bisogno e poi appunto posso riprenderle nello stesso modo, quindi o accedendo da una parte o aprendo questa copertura e prendendole direttamente dalla, tra virgolette, pancia dello zaino. Dentro etichetta della marca con anche le istruzioni per il lavaggio, volendo. Ho una tasca porta PC, porta tablet. Questa non è particolarmente, diciamo, ampia, però un 10 pollici ci sta sicuramente, come perché cioè è molto fonda, quindi ci sta dentro molta roba, però non è molto larga. Da questa parte qui adesso saranno 25 centimetri, no, all'incirca, per così. Ecco, andiamo qui invece. Allora, se riesco a girarlo in questo modo, quindi anche qua cucitura doppia nastrata, spalmatura interna della stoffa, e qui abbiamo la presenza dell'alloggiamento per la camel bag. Quindi io adesso ne ho presa una piccolina giusto per fare la prova. Comunque qua ce ne starebbe dentro una che arriva fino al fondo dello zaino, 2 litri sicuri, ecco. È comodo questo sistema perché diciamo che mi permette di avere il peso dell'acqua al centro della schiena e vicino al corpo, quindi diciamo piuttosto di una o due borracce magari attaccate sulla parte frontale, il peso, diciamo, è meglio distribuito. Poi quelle me le porto comunque perché, vabbè, con queste, diciamo, uno ci beve, con quelle altre magari uno ci fa da mangiare o cose di questo genere. Ecco. Questa devo ancora testarla, devo ancora provarla, della Quechua. Vediamola. Allora, ecco, oltre alla tasca, qui ci sono, spero che si veda perché sono piccolini, sul grigio, sul nero, ci sono due gancetti che servono praticamente per appendere la sacca. Quindi la sacca la posso appendere a questi due gancetti qua e mi rimane appesa così. Quindi a mia scelta posso anche, vabbè, perché questa tasca qui è a diretto contatto con il guscio rigido che tiene fermo lo schienale. Volendo qui posso mettere, non so, qualcosa, dei documenti, delle cartine, qualcosa, questa lasciarla fuori appesa, e allora a questo punto va a finire nella tasca, quella di cui parlavo prima, che è anche più estensibile, quindi se si gonfia magari è più comoda rispetto ad averla dentro in questa qua chiusa dal zip. Anche qua chiude bene. Le uscite per la cannuccia sono due, ce n'è una da qua e una da qua, quindi a scelta posso metterla da sinistra o a destra come sono più comodo. Mi sembra di aver detto tutto. È un prodotto di qualità, è ben rifinito, ripeto, cuciture fatte bene, zip che scorrono senza problemi, stoffa. Non pesantissima, ma neanche leggera, ripassata all'interno, quindi per renderla più impermeabile. Ha la sua copertura, volendo, per riparare dalla pioggia. Capienza ci sta di tutto. C'è una quantità di cinghie e cinghiette che possono servire per tenere fermi oggetti e quant'altro.
comodo da portare, sia secondo il mio punto di vista per questo non so come chiamarla, questo guscio qua rigido dietro che quindi dà stabilità allo zaino, sia per gli spallacci ben imbottiti, robusti, diciamo così, e regolabili in altezza, in ampiezza. C'è anche qui ovviamente il cinghietto pettorale. Niente, basta. Io direi che può bastare così. Se ci sono domande, tranquillamente farle sotto. Ecco, la ditta anche qui mi aveva, diciamo, detto che potrei avere uno sconto da proporre appunto alle persone che desiderano acquistarlo guardando la recensione dal canale. Se me lo danno, come per l'altro, lo troverete sotto nella descrizione. Ringrazio tutti, un saluto, ciao e alla prossima. Grazie, ciao.